Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò a bassa voce perché ci troviamo in una villa che ha dell'incredibile. Parlerò a bassa voce perché all'esterno ci sono abitazioni utilizzate e quindi non possiamo chiaramente urlare. Tra l'altro ho dimenticato i microfonini in macchina purtroppo e non ho voglia di uscire e rientrare perché abbiamo parcheggiato distante e quindi abbiamo un microfono direzionale oggi. Spero che mi sentiate bene e detto questo, godetevi questo video che sarà spettacolare. Fidatevi. Ragazzi, questa villa in ambito urbex viene chiamata Villa Rainbow. Questo perché, come vedete, la vetrata ha tantissime colorazioni differenti. Ora, ragazzi, ci troviamo nel primo atrio che si può vedere accedendo alla villa, no? Come vedete, abbiamo tantissime cose di cui parlare. Partendo da questo lampadario magnifico. È davvero bellissimo, tantissime decorazioni e poi c'è tutte quelle parti in ferro battuto che mi fanno impazzire veramente. Oltre a questo lampadario incredibile abbiamo degli affreschi qui sulle pareti e anche sul soffitto. Tra l'altro ragazzi, appena siamo entrati abbiamo sentito delle voci che hanno detto no, i proprietari. Invece no, ci sono altri due esploratori come noi che sono nelle altre stanze, quindi se sentirete rumori aggiuntivi o altre parole sono loro. Detto questo, un'altra cosa che colpisce subito a questo ingresso sono i quadri, che ce ne sono due o tre un po' sparsi. E ora ci dedichiamo a questa stanza. Allora, quando vedete una porta scorrevole ad apertura centrale, con una vetrata così bella, fatta artigianalmente, capite già che dall'altra parte ci deve essere qualcosa di incredibile. Quindi venite con me, che lo scopriamo insieme. Raga, questa stanza è magnifica, veramente. Io penso di aver visto poche volte delle strutture così belle da quando facciamo urbex. Allora, io partirei dal pezzo forte, probabilmente, di questa sala. Lui. Guardate che razza di pianoforte ed immaginatevi che prezzo possa avere. Tutto intarsiato nel legno. Una cosa pazzesca. E poi oltretutto anche le statuine, sì, quanto sono belle. Le statuine sono bellissime. Qui ci sono i proprietari sicuramente. Verranno oscurati. Non vi ho ancora detto il motivo dell'abbandono di questa villa perché vi avrei fatto vedere successivamente qualche indizio per vedere se voi riuscirete a capirlo da soli. Ci arriviamo tra poco. Detto questo ragazzi, guardate che lampadario incredibile. È gigantesco, vi giuro. Copre tutta la tavola. Qui ragazzi è sopravvissuta una bella vetrinetta e questo mi fa piacere perché vuol dire che questa villa in realtà ha subito poco o niente a livello di vandalizzazione. Quindi vedremo effettivamente i proprietari che oggetti avevano al loro interno. Un'altra cosa ragazzi che colpisce di questa sala secondo me sono queste due tovagliette tutte ricamate, guardate che bellezza, cioè proprio una decorazione delicata, fine. Davvero davvero bella. Poi anche le sedie. Poi tra l'altro ti dirò di più, questa qua non c'è neanche tanto ingiallita. Questa è la zuccheriera, sì è vero. Questa qui di destra sì? Sì. Che poi in realtà è rosacea, quindi. Sì. Però questa qui di sinistra è bianca. È rimasta piuttosto bianca, hai ragione. Siamo riusciti a vedere. Guarda lassù che c'era un sensore. Ma passiamo ai pezzi forti e lasciamo perdere il sensore di movimento, ragazzi. Guardate che roba la decorazione sopra l'ingresso di questa porta. Pensate ragazzi quindi poter vedere tutti i giorni decorazioni del genere perché sei in casa tua, quindi stare qua seduti, avere tutti questi oggetti decorativi è bellissimo, veramente tanta roba, mi piace molto, già dalle prime due o tre sale, quindi vorrei sapere anche voi che cosa ne pensate ragazzi, lasciatemi un commento, adesso. Detto questo ragazzi, qualche rallenti e poi ci dedichiamo alle prossime stanze. Questo è uno degli ingressi, ma anche dalla parte opposta, speculare, ce n'è un altro.
Noi siamo entrati dalla finestra perché era l'unica parte aperta. Mi sarebbe piaciuto poter trovare una bella porta spalancata, ma va bene così. Ora raga, facciamo questa stanza che ci diamo un'occhiata al volo e poi, come vi dicevo, ci dedichiamo al piano superiore. Che questo è tipo un ufficio. Questo sì, direi che hai centrato, però di là mi sa che c'è un letto, sai? Guarda che bella la pavimentazione. È un letto, no? È un letto questo, no? No, un divano. Poltrona, divano, sì, allora è un ufficio. Forse faceva tipo l'avvocato o una cosa del genere. Io, ecco, una cosa che non so è che lavoro facessero gli ex proprietari, non ne ho proprio idea. Però, ti dico, no, in questa stanza ancora non si può capire il motivo dell'abbandono di questo luogo. Forse più che vandalizzazione sono stati ladri, probabilmente. Può essere, sì. Quindi ora, raga, è arrivato... Ora, raga, è arrivato un momento forte. Venite. Allora raga, una cosa che vi lascia letteralmente a bocca aperta di questo luogo è questa scalinata tutta in marmo. Mamma mia. Mi fa venire chiaramente in mente una villa che abbiamo visitato recentissimamente, di cui vi lascio poi il link in alto a sinistra, che se volete vederla mi fa piacere, che è la villa dei Levrieri. Infatti anche tutta questa scalinata in ferro battuto così mi ricorda proprio quella scalinata lì. Fantastico, davvero bello. Venite che andiamo a vedere il bagno. Ecco, facciamo velocissimo, vieni. Guardate un po' e ditemi se capite il motivo dell'abbandono di questo luogo, ragazzi. Sì, lì si vede letteralmente fuori, ragazzi, è incredibile. Non so quanto sia. E poi anche questo. Non so quanto sia. No, qui è pericolosissimo stare, infatti, ce ne andiamo subito. Però guarda che roba. Anche qui io vedo fuori, se non spiraglio vedo fuori. Quindi ragazzi, ora se avete capito il motivo dell'abbandono di questo luogo, ditemelo nei commenti. Se non l'avete capito, ve lo dico io. Un terremoto. Un terremoto che ha reso inagibile questa villa. Rendetevi conto di che razza di perdita che possono aver avuto i proprietari. Che sicuramente si sono salvati, perché come vedete la casa è ancora in piedi. Però mostra dei segni, delle crepe, ragazzi. Che pensare a delle fessure che si vede all'esterno è devastante, vi giuro. Mamma mia. Ma quella lì poi tra l'altro non riesci nemmeno a recuperarla. Perché... No, è impossibile. Lì devi buttare giù e rifarlo. Sì. Piano superiore, venite. È una figata, raga, camminare su una scala del genere. Ti fa sentire ricco, anche se non lo sei. Ricco di emozioni. Bellissimo questo posto, veramente. Sono contentissimo di essere riuscito a visitarlo. Ora andiamo a vedere che cosa ci aspetta al piano superiore. Che bellezza, mamma mia. Allora, la prossima stanza da visitare la faccio scegliere a te. Beh, che dire, io farei subito questa, dritta, sì, perché c'ho... Io partirei invece da quelle laterali, ti dico la verità. Io partirei da questa. Facciamo questa? Sì, perché ho visto l'armadio lì. Ha scelto Samuele, quindi se non va bene, ragazzi, prendetevela con lui nei commenti sempre. Colpa sua. Mamma mia. È stupenda, siamo partiti subito dalla camera da letto. L'ho portata qualcuno. Si è scordato qualcuno. Madonna, guarda che bella. Oh, immaginati quando era attiva questa abitazione, insomma, che ti si poteva sdraiare su questo letto, prendere il fresco, perché qui avevi le finestre che facevano corrente, magari con le altre, e guardare questo soffitto. Difatti, se ci fate caso, in questa stanza non c'è neanche la TV, perché non ne avevamo bisogno. Bastava ammirare l'abitazione in cui eri.
Bellissimo. Beh, sicuramente anche per l'epoca che era. Ma non è tanto antica questa villa qua. Beh, madonna. No, c'ha delle robe che è antica di qua di là, però non è stata abbandonata anticamente. Ah, no, quindi no. In realtà beh, la TV magari c'erano già. Erano anziani, quindi. Può essere, però a me piace pensare questa cosa qua, il fatto che gli bastasse ammirare questa cosa qua. Poi ragazzi, altra cosa incredibile secondo me sono i mobili, con tutte queste decorazioni in ottone, guardate che bellezza. Infatti stavo guardando anche quella cosa. Mamma mia, bellissimo. Raga, ho visto un pezzo incredibile, guardate là. L'ho visto anche io. Ragazzi, scusate, ma sarà un video un po' così perché purtroppo siamo a rischio sgamo in questa abitazione. Comunque, merita sicuramente la visita che stiamo facendo. Guardate che bellezza questa macchina da cucire, non ne avevamo ancora trovata una. È incredibile. Io sono curioso di vedere che cosa c'è scritto in quell'agenda. Però facciamo in fretta che c'è la casa di dietro. Ci guardiamo. È un... Ah, vedi? Sono dei film scritti. Esatto, bravissimo. Fatto col diavolo. Non tanto dei film, più libri o cose da narrare, insomma, delle storie. Quindi ragazzi, oggi stiamo vedendo degli oggetti che in ambito urbex non abbiamo mai trovato. La macchina da cucire, la sedia a dondolo. Sono veramente contento oggi, vi giuro. Per me le cose che colpiscono di più in questa stanza sono questo mobile qua e quello là. Che sono veramente incredibili. Ok raga, velocizzeremo un pochino l'esplorazione perché ci stiamo mettendo tanto tempo e abbiamo altre location da visitare. Quella stanza là la visiteremo velocissimamente perché è stata tutta bruciata purtroppo. Ah, guarda che qui purtroppo ragazzi sono passati dei vandali e hanno dato fuoco. Io non so se l'abbiano spenta i vigili del fuoco o se si sia spenta in autonomia, ma guardate che tristezza. Ma veramente, secondo me vederla così l'hanno spenta i vigili del che fuoco. Comunque veramente ha devastato una stanza. Hai visto, è andato fuoco al, sì, al letto. E dopo prende tutto. O può essere anche che magari sia stato un esploratore stesso che ha lasciato magari una sigaretta lì, l'ha spenta. Però sì, è veramente da, sì, cioè, da infami, lascia stare. Io raga, meglio che non parlo perché potrei essere offensivo certe volte. Una cosa che ho notato ragazzi che mi ha lasciato veramente di stucco, come si suol dire, è questa. Guardate la dimensione di questo bagno. È incredibile. Ma è una stanza. È gigantesco. Non è tanto largo, però è molto lungo. Che bella! È la stufa. Sì, stufa antica questa qua. Antichissima questa. È stupendo comunque. Ancora gli accappatoi. Gli affreschi anche. Gli affreschi del bagno, oddio, è pazzesco. Ah, questa qui era una gran villa. Sì. La cosa che mi fa sempre impressione quando visitiamo queste ville, ragazzi, sono gli oggetti lasciati così all'interno del bagno. Cioè, è una cosa che colpisce veramente tanto perché mette veramente tristezza pensare ai proprietari che hanno mollato qui così gli oggetti perché sono dovuti scappare via. E soprattutto dopo che ho vissuto le esperienze di ciò che è successo in Emilia Romagna recentemente con l'alluvione, riesco a comprendere meglio anche queste cose, queste catastrofi. Ma ora terminiamo l'esplorazione con le ultime due stanze. Restate ancora un pochino incollati perché sono meravigliose, fidatevi, perché ci ho già dato un'occhiata al volo. Io non entro che faccio fatica con gimbal e tutto. Raga, sta stanza qui è una camera da letto, probabilmente dei figli, mi viene da pensare, perché c'è un lettino piccolino là sulla destra. C'è un altro matrimoniale, o forse era la stanza degli ospiti, non so. Comunque una bella... Però lì sta cammino. Cominciando a cedere. Sì, vabbè, chiaro, stanno cadendo i calcinacci. Comunque raga, molto, molto particolare anche questa. C'ha diversi mobili, ci sta, bella. Ok. Ultima stanza ragazzi, meraviglia. Questa è quella dei genitori. Guarda che bella.
Ah sì? Mamma mia. Guarda la saponetta ancora dentro per i vestiti. Il Marsiglia. Incredibile. Qui guarda che ci sono le pinzette. Io non voglio toccare assolutamente niente perché sta villa qua è veramente troppo sì, bella. Non voglio neanche qui. Spostare, sì, cioè, sì, ti sì. Giuro. Questa l'ho lasciata così qua. Una meraviglia incredibile. Ma il lampadario, così semplice e così bello allo stesso tempo. Qui qualcuno è sicuramente venuto a rovistare per cercare di rubare qualcosa, immagino. Anche anch'io. Lì che hanno aperto qua per vedere se c'erano dei gioielli. Beh, probabilmente hanno portato via qualcosa. Ricordati nozze, che bello. Esatto. Questo era una cosa di cui mi avevano parlato qualcuno che era già stato ad esplorarla e copriamo tutto probabilmente. Comunque sappiate che i proprietari si chiamavano Eugenio e Gabriella e si sono sposati nel 5 giugno del 1988 in un piccolo paesino che abbiamo coperto per evitare ovviamente questioni legate alla privacy. Guardate che bella la culletta del loro figlio che o bello. Della loro figlia. Era nata anche da poco probabilmente, sì. Quindi la dormiva con i genitori. Questo è veramente particolare, il ritrovamento di una culla non è scontato, anzi. Ci sono delle cose quando vai in esplorazione, ragazzi, che ti lasciano veramente di stucco e secondo me questa stanza è una di quelle, cioè vedere la culla con di fianco il letto matrimoniale, pensare che qui ci viveva una famiglia e adesso possiamo esplorarla liberamente perché risulta aperta. Davvero strana come cosa, cioè molto emozionante. Questa qui dovrebbe essere la villa, credo. Era la villa, sì. Sì, questa è la villa esternamente. Ragazzi, il cognome che c'è scritto qua, che è l'autore di questo dipinto, che rappresenta poi la villa esternamente, è lo stesso cognome che abbiamo trovato sul... Magari era il modulo fratello. Delle nozze, quindi sicuramente era imparentato con chi viveva qui. Magari era proprio lui. O era lui, o era il fratello. Che in effetti, padre. Una villa del genere, consideri i costi? Se era un pittore famoso. Beh, i pittori di solito fanno delle vite, sì, diventano ricchi dopo. Sì. Magari era il padre. Sì, forse. Ok raga, quindi il video termina qui, io spero vivamente che questa esplorazione vi sia piaciuta, a me è emozionato tantissimo, veramente, è stata una delle ville più belle che abbiamo mai visitato, sia a livello di dimensioni, sia a livello di oggettistica presente all'interno, perché ce n'è veramente tanta. Detto questo raga, mi raccomando di lasciare un like, un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che mi fa piacere. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao amici!